Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. 32 punti fatti in 13 partite, il secondo posto in solitario in classifica a soli 5 punti dalla Schiacciasassi Futura Volley Giovani, il secondo quoziente punti e il terzo quoziente set del girone A di Serie B1 al giro di boa del girone d'andata. Il tutto è la prima stagione nel terzo livello dei campionati italiani, categoria dove l'Acciai Tubi Alberto Picco Lecco milita dopo l'emozionante cavalcata verso la promozione, condotta con estremo merito fino all'epilogo dell'aprile 2018. Eppure ha ragione coach Gianfranco Milano a lasciare andare qualche frecciata diretta alle sue atlete. Dobbiamo crescere e maturare, diventando squadra, ha detto il tecnico dopo la brutta, per quanto proficua, partita disputata a Palau contro il Capo d'Orso terz'ultima. Dopo una partenza a razzo, 6 vittorie consecutive, frenata solo dalla batosta accusata sul campo della capolista, la Picco ha mostrato qualche crepa di troppo. Crepa però generata da calli di concentrazione piuttosto che dalle prestazioni delle avversarie di turno. La squadra allestita in estate dal DS Alessandro Alippi e guidata come sempre dal presidente Dario Righetti è una sorpresa, ma solo per lo status di neopromossa. Difficile esserlo infatti fino in fondo quando si ha la possibilità di schierare degli elementi come Stomeo, Garzoni o Santini nel sestetto base, cui sono a fianco profili di spessore seppur al debutto come quelli di Arianna Lancini, il capitano Cinzia Ferrari o Martina Martinelli, oltre a quelli delle giovani Civitico e Badini. Una rosa di tutto rispetto, che si rinforzerà ulteriormente grazie ai rientri a pieno ritmo di Giorgia Sironi, opposto che potrebbe più avere più minuti a sua disposizione nel girone di ritorno, e Alessia Mandaglio, giovane secondo palleggio di Belle Speranze, a lungo frenato da un brutto infortunio. Con la salvezza già messa in tasca dopo sole 13 partite, siamo a più 26 punti sulla zona calda con altrettante gare da disputare nel girone di ritorno, la Picco ha in mano la concreta possibilità di poter puntare ai playoff promozione in Serie A2. Accedono, lo ricordiamo, seconda e terza del campionato. Quale potrebbe essere il futuro prossimo lo si intuirà già Ostiano, al cospetto di una squadra molto diversa da quella mutolita nel match che aprì il campionato e ora in grado di scoprire tutte le credenziali delle biancorosse. Appuntamento dopo il turno di riposo per sabato 2 febbraio. Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.